Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con una delegazione che provengono da 17 paesi che hanno voluto rispondere a un'iniziativa nata in un modo informale tra una visita del dialogo con il vice primo ministro e ministro dell'interno e dell'égalité des chances, Joël Milquet, durante quest'estate. L'incontro con il ministro, quindi la mia collega Joël Milquet, incontro in cui ha proposto appunto di poter ritrovarci tutti e cominciare anche a rispondere a quelli che sono stati gli insulti, gli attacchi dal momento della mia nomina, per cercare di ricordare all'Europa quali sono i suoi valori. A questa richiesta in pochissimo tempo hanno risposto, come vedete, 17 paesi. 17 paesi che sono qui rappresentati sono in primo luogo appunto l'Italia, che ha ospitato tutta la delegazione, poi abbiamo il Belgio, rappresentato appunto dal ministro degli interni e égalité des chances, Joël Milquet, la Lituania, che è qui presente anche per la presidenza, quindi per il semestre di presidenza europea, il ministro per il sociale e il lavoro. Abbiamo la Grecia, rappresentato dal ministro degli interni, la Svezia, rappresentato dal segretario di Stato per il Ministero dell'Integrazione, la Romania, rappresentato dal ministro per il lavoro, Mariani Capaneun. Abbiamo Malta, rappresentato dal ministro per il dialogo sociale e anche per la libertà sociale, Elena Dallin. Abbiamo la Bulgaria, Lazar Lazarov, il deputato e ministro per il lavoro e le politiche sociali. La Polonia, rappresentata dal segretario di Stato, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Abbiamo United Kingdom, rappresentata appunto da Don Foster, quindi Under Secretary of State of the Department of for Community and Local Government. Abbiamo la Croazia, rappresentata da Elena Stigmak-Randin, Head of the Office for Gender Equality. Abbiamo il Portogallo, con Rosario Farmuse, High Commissioner for Immigration and Intercultural Dialogue. Abbiamo l'Irlanda, rappresentata dall'ambasciatore in Italia, Bobby McDonagh. Abbiamo Cipro, rappresentato da Leonidas Markidines, rappresentato dall'ambasciatore appunto in Italia. La Francia, rappresentato dall'ambasciatore Alain Leroy, l'ambasciatore in Italia. Abbiamo la Lettonia, rappresentata da Dance Arakejeliana, quindi rappresentato oggi come console e deputato della missione. Abbiamo infine l'Austria, rappresentato da Christian Pollock Kirs. Mi scuseranno alcuni rappresentanti se magari io non sono riuscita a pronunciare bene il loro nome, ma credo che sicuramente intervenendo ognuno di noi e ognuno di loro potrà sicuramente anche precisare la giusta pronuncia. Quindi ringrazio veramente tutti loro per la risposta a questa chiamata. Questa risposta è un modo molto forte e anche un modo importante con cui abbiamo voluto affermare alcuni principi. E riprendo qui la dichiarazione, quindi i nostri contatti, il nostro incontro hanno portato a una dichiarazione che si chiama Dichiarazione di Roma. Questa dichiarazione è stata condivisa e è stata anche dove hanno aderito tutti questi paesi e riaffermiamo all'interno di questa dichiarazione che la diversità è un fattore di arricchimento e sviluppo della nostra società, che le politiche pubbliche che promuovono lo scambio interculturale come sentiero da percorrere
per ottenere coesione sociale all'interno delle nostre società cosmopolite sono importanti. Inoltre affermiamo che l'intolleranza e la discriminazione sotto qualunque forma sono condannabili e non possono essere ignorate o lasciate senza risposta. E questi punti ci hanno guidato per arrivare a chiedere tutti insieme, che chiediamo agli Stati membri e anche alla Commissione europea di preparare e discutere e approvare la proposta di un patto che dovrebbe partire dal 2014 al 2020 per un'Europa della diversità e della lotta al razzismo. E, noi riteniamo che sia veramente importante che questo patto sia fatto soprattutto prima dell'elezione. Passerò poi la parola alla mia collega Joëlle Milquet e in seguito daremo l'opportunità a ciascuno di noi di poter dire due parole appunto in questa sede. Grazie. Sì, grazie. La lingua italiana è la più bella del mondo, ma non posso parlare bene, so vado a parlare in inglese e un po' in francese. So I would like to thank my colleagues here and the way they answer to our appeal, and they are coming with 17 member states. I think it's very important to give a signal to Europe and to the citizen to say that we can support racism, and then we must absolutely react and act to defend the Europe of the diversity, the value of tolerance, and the strike against racism. I think it's very important that we are together already to engage and to have this kind of commitment and support the statement that Mrs. Kiyenge, the minister, has summarized. I met her in May, and I thought to her that it was unacceptable that she was suffering from this kind of racist attacks. And during the summer, she had some other attacks, and we thought that it was very important that we could react and also act. And so with the Pact for Diversity that we propose today, it's not only a signal, but we want to go further. And so I think that we can meet in January to present this kind of pact. It must be a pact between the different member states, also for the different European institutions, but mainly and chiefly for the citizens themselves, because everybody must engage himself to fight against racism and to promote Europe of the diversity. We will be pretty soon in May in the campaign for the election, the European election, and it will be a very, very important message to the citizen. So it will be a pact also for the citizen, and we will organize something to promote diversity within all our 28 countries. Thank you very much. In attesa di passare la parola a qualcun altro, volevo sottolineare che la dichiarazione di Roma che abbiamo sottoscritto tutti insieme oggi descrive diversi passaggi che riprende le convenzioni europee, riprende alcune norme che sono in Europa e che tutte queste norme, tutte queste convenzioni denunciano il razzismo. Noi chiediamo la loro applicazione, ma soprattutto noi all'interno del documento abbiamo precisato anche un altro punto, che la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia è responsabile di tutti noi e che noi come leader politici abbiamo la speciale responsabilità
dimostrare la nostra leadership in questa lotta attraverso le nostre parole e le nostre azioni. E riteniamo che sia veramente importante che attraverso il nostro comportamento, il nostro linguaggio, possiamo cercare anche in qualche modo di lottare contro questo tipo di razzismo. Ci sono delle domande da parte dei colleghi? Prego. Buongiorno, sono Hedwig Sedek della radio e della televisione belga. Volevo sapere se avete parlato anche del tema della nazionalità, il ius sanguinis, il ius soli, che in Italia è un tema, ma magari si poteva anche parlare tra di voi, tra la nazionalità europea, o se si è parlato. Diciamo che oggi è stato affrontato da alcuni paesi, ma come scambio di buone pratiche con altri paesi europei. E questa comunque rientra nello spirito della giornata di oggi, quella di confrontarsi, di condividere, come è stato richiesto da alcuni paesi, alcune buone pratiche su alcuni temi ben in particolare, e tra cui c'era anche il tema della cittadinanza. Frances Cadry della France Presse, volevo sapere se lei, se avete, soprattutto la ministra, però anche gli altri membri, hanno l'impressione che l'Italia sia diventata più razzista che, mettiamo, 10 anni fa, e anche l'Europa, e che ci sia proprio un pericolo di un aumento, che avete constatato anche un aumento del razzismo, e anche in particolare la ministra del Belgio, perché ha voluto questo gesto così forte, perché gli attacchi purtroppo c'era la ministra dall'inizio, dunque se può dare un po' più di spiegazione sul senso della sua iniziativa. Grazie. Je réponds en français. En fait, nous avons fait la constatation que ce qui se passait en Italie à l'égard de la ministre Kyenge, c'est juste un phénomène que nous connaissons tous dans tous nos pays. Et nous voyons bien que nous avons dans l'ensemble de nos pays, de nos 28 pays, des mouvements politiques, soit d'extrême droite, ou de plus en plus nationalistes, ou subtilement racistes, ou en tout cas populistes, et qui exaltent dans le discours politique, de manière ou apparente ou cachée, le rejet de l'autre, de sa différence, de sa religion, puisque nous avons, par les phénomènes migratoires des populations aussi de la deuxième, troisième, quatrième génération venant d'Afrique du Nord qui sont de confession musulmane, nous avons une diaspora subsaharienne également, et que nous voyons bien qu'en outre avec la crise économique, il y a vraiment une montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie et du rejet de la peur de l'autre. Les contextes depuis 2001, du 11 septembre et la problématique terroriste n'a pas aidé, et la constante ou le constant mélange qui est fait entre une religion et le radicalisme, qui est à combattre mais qui est minoritaire et qui n'est pas à comparer avec la religion, n'aide pas non plus. Et je crois qu'il était vraiment indispensable, et je remercie vraiment l'ensemble de cette présence massive des pays européens, il était vraiment indispensable d'oser avoir un contre-discours, parce qu'il n'est pas très populaire, il n'est pas toujours facile, il demande peut-être pour certains du courage, mais si les responsables politiques de cette Europe de 2013 ne sont pas capables de montrer que ce qu'il faut c'est la tolérance, que les valeurs de l'Europe ne sont pas celles-là, et qu'on est en train de construire un nouveau monde et une société multiculturelle du respect, qui demande des valeurs communes et un socle de valeurs communs, mais aussi du droit au respect à la différence, je pense qu'on n'aura pas respecté nos engagements politiques et démocratiques. Et ce n'est pas en fait courant qu'une manifestation comme ceci se passe. En général, ce sont des textes qui sont présentés, préparés par la Commission, ça prend du temps. Et ici, en un mois, nous avons, en dehors de tout circuit formel, mobilisé
17 États membres qui sont par ailleurs soutenus par 5 autres États membres. Donc c'est quelque chose d'important, ce qui prouve que Madame Kyenge n'est pas toute seule, qu'elle a voilà, toute une gouvernance politique derrière elle, mais qu'elle a, je pense, énormément de citoyens, et que c'est un vrai combat que nous devons mener, qui est difficile et qui ne va pas se limiter à une seule déclaration. Sono Andrea Dissingelakis dell'agenzia stampa greca ANA e vorrei chiedere in particolar modo al ministro greco dell'interno Michelakis il significato della sua presenza qui e la decisione del governo greco, dopo anche i recenti avvenimenti di cronaca legati ad Alba Dorata, di combattere razzismo, xenofobia, estrema destra, questo cancro che sta pervadendo purtroppo l'Europa della crisi. Θέλετε ελληνικά? Ήθελα να σας ρωτήσω τη σημασία της παρουσίας σας εδώ και τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να καταπολεμήσει ρατσισμό, ξενοφοβία, τον καρκίνο της Χρυσής Αυγής και της άκρας δεξιάς που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά επεκτείνεται με την κρίση σε όλη την Ευρώπη. Η παρουσία μας σε αυτή τη σύνοδο ακριβώς θέλει να στηρίξει καταρχήν την Ιταλίδα Υπουργό από τις επιθέσεις τις οποίες δέχεται. Και βέβαια θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι τα ακραία κινήματα στην Ευρώπη θα ήθελα να πω ότι η παρουσία μας στη σύνοδο αυτή vorrei dire che la nostra presenza a questa commissione θέλει καταρχήν να δείξει τη στήριξη στην Ιταλίδα Υπουργό vuole innanzitutto dimostrare il nostro approccio alla nostra ministra από τις επιθέσεις που έχει δεχθεί da quello che ha subito per tutti gli attacchi. Θέλω ακόμα να πω ότι η σύνοδος αυτή πρέπει να είναι η αρχή για να σταματήσουν τα ξενοφοβικά, ρατσιστικά κινήματα τα οποία αναπτύσσονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να μπορέσουμε επιτέλους να σταματήσουμε την εξάπλωσή τους. Vorrei sottolineare che con questa commissione e la sottoscrizione del patto ci sia l'inizio dell'eliminazione di queste xenofobie e di questi attacchi che succedono. Θέλω ακόμα να βεβαιώσω για την αποφασιστικότητα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση voglio confermare la decisione con la quale il governo greco με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την εγκληματική ρατσιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Nel far fronte all'organizzazione razzista dell'Alba Dorata. Τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα με τη στιγμή δολοφονία ενός συμπολίτη μας. Con gli eventi degli ultimi giorni in Grecia, il feroce assassinio di un nostro concittadino. Αλλά και τις οργανωμένες επιθέσεις εναντίον Ελλήνων και αλλοδαπών. Ma anche gli attacchi organizzati, le aggressioni organizzate a cittadini greci e stranieri. Δείχνουν ότι πίσω από αυτό το ακραίο ναζιστικό μόρφωμα mostrano che dietro questa formazione estremista e neonazista κρύβεται μια εγκληματική οργάνωση si nasconde un'organizzazione criminale με χαρακτηριστικά συμμορίας con caratteristiche di banda, di associazione a delinquere και παραστρατιωτικού σώματος e di corpo paramilitare. Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει ήδη όλα τα νόμιμα μέτρα. Il governo greco sta già prendendo tutti i provvedimenti legali. Ενισχύουμε όπου χρειάζεται το νομικό μας οπλοστάσιο. Ove occorre stiamo rafforzando il nostro arsenale giuridico. Προκειμένου να συντρίψουμε per schiacciare αυτό το μόρφωμα questa βίας, formazione violenta του ρατσισμού, razzista και τους ξενοφοβίας. E xenofoba. Οι Έλληνες είμαστε εναντίον του ρατσισμού. Noi greci siamo contrari al razzismo. Είμαστε κατά των φυλετικών ή των όποιων άλλων διακρίσεων. Siamo contro le discriminazioni razziali e di qualsiasi altro tipo. Είμαστε λαός φιλόξενο. Siamo un popolo ospitale. Ξέρουμε τι σημαίνει μετανάστευση. Sappiamo che vuol dire emigrazione. Και σεβόμαστε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. E rispettiamo coloro che hanno bisogno. Να υπογραμμίσω όμως δύο στοιχεία στο σημείο αυτό. Vorrei però sottolineare a questo punto due questioni.
Το πρώτο αφορά την οικονομική κρίση και την έξαρση της ανεργίας. Riguarda la crisi economica e l'esplosione della disoccupazione. Είναι περισσότερο από βέβαιο. È più che certo. Ότι η εκρηκτική άνοδος των ακραίων και νεοναζιστικών μορφωμάτων. Che l'ascesa esplosiva di queste formazioni estremiste e neonaziste. Αλλά και του λαϊκισμού. Ma anche del populismo. Στην Ελλάδα και όχι μόνο. In Grecia e non solo. Συνδέεται άμεσα με τη βαθιά οικονομική κρίση. Ha un collegamento diretto con la profonda crisi economica. Την έκρηξη της ανεργίας. Con l'esplosione della disoccupazione. Την απόγνωση μεγάλου τμήματος των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Con il degrado di gran parte delle società europee, τη δυσφορία για αξιώσεις που ξεπερνούν τις αντοχές της κοινωνίας, con il malessere nei confronti di esigenze che superano la resistenza delle società, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Νότου, non solo in Grecia ma in tutta l'Europa meridionale. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα, la crisi economica che stiamo vivendo, όπως εύστοχα come υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση, giustamente sottolineato nella dichiarazione comune, οδηγεί στην ενίσχυση του λαϊκισμού, porta al rafforzamento del populismo, του εθνικισμού και του ρατσισμού, del nazionalismo e del razzismo. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο δυνατό, ecco perché è necessario che quanto prima, ουσιαστική κοινωτική στήριξη, vi sia un sostegno sostanziale a livello sociale, σε πολιτικές ανάσχεσης, attraverso politiche per far fronte, per arginare la recessione, επιστροφή στην ανάπτυξη, tornare allo sviluppo και τόνωση της απασχόλησης. E dare slancio all'occupazione. Ευχαριστώ. Vi ringrazio. Nicole Winfield from the Associated Press. I'd like to ask some of the other ministers to speak just in general about how you felt when you have read the articles about the attacks that have been directed to the minister, what went through your mind about your impressions of Italy, and Minister Kyenge. She has said that Italy is not a racist country. I'd like to ask you to respond to whether it is. Reaction as politicians was, if this is how we are talking between us in the political class, imagine what the rest of society is saying. We should set the example, we should discuss things civilly, and this is certainly not the way to address our colleagues. And so we felt really strongly that we must support this initiative, so that we try to erase the harm which was done by the political class and the bad example it set to the rest of society. I would like to answer to your questions. In Croatia, a lot of media really gave a lot of space to this news in the television, in the newspapers. So personally, I was really very shocked when I read about that. I think that it is very brutal attacks to the Minister Kyenge, not only a racist attack, but in the same time and sexist attacks to the her. And I think that is a problem we are very often faced with different ways of multiple discrimination in the Europe. And there is, I think we are all agree here, that is, there are a lot of space for fighting against racism, sexism, different form of discrimination, including hate crimes in the Europe, unfortunately. That's the situation. Thank you.
Grazie veramente per questa massiva partecipazione. Ringrazio veramente tutti i miei colleghi, gli ambasciatori e i rappresentanti di alcuni paesi per dove i ministri hanno avuto difficoltà ad esserci, ma l'adesione di 17 paesi della Comunità Europea è veramente un punto principale, un atto simbolico da cui vogliamo partire. Vogliamo farlo e abbiamo voluto farlo insieme come Europa, perché insieme siamo cresciuti dal 57 ad oggi, non soltanto nel mercato dell'economia, della giustizia e nel lavoro, ma anche proprio nella riaffermazione di quella che è uscita oggi dei nostri principi di civiltà, apertura agli altri, cooperazione e solidarietà. È con questa che noi abbiamo voluto riaffermare oggi con questa dichiarazione. Grazie veramente a tutti.